incontra Samuele Baruch al workshop di Europa Assistance per parlare di telemedicina. In pratica è possibile essere visitati da casa e quindi annullare le distanze anche grazie al web in un ambito come quello medico. Buongiorno, sono Samuele Baruch, responsabile unità medica di Europa Assistance. Giustamente, come diceva poc'anzi, oggi grazie al web e ai collegamenti ADSL in larga banda abbiamo la possibilità di fare un monitoraggio a distanza di quelle che sono le condizioni cliniche di pazienti, clienti, turisti, di qualsiasi persona che si trovi lontano da casa o comunque lontano da un'assistenza medica. Queste sono apparecchiature che oggi utilizziamo in Europa Assistance, molto semplici da utilizzare, molto facili lato utente finale, prevedono la possibilità di video collegarsi, quindi di avere un supporto video dove dall'altra parte la dottoressa, in questo momento la collega medico di guardia in Europa Assistance, ha la possibilità di vedere il paziente e altrettanto il paziente vedere il medico dall'altra parte, sia per un supporto psicologico, sia anche per avere indicazioni dal medico per quel che riguarda l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione, che sono comunque molto analoghe a quelle che si trovano in commercio, quindi abbiamo un misuratore di pressione digitale. L'unica cosa è che funziona in Bluetooth, quindi una volta fatta la misurazione questo trasmette alla centrale di telemedicina e di conseguenza alla sua centrale medica in remoto. Alla stessa stregua abbiamo un misuratore di saturazione d'ossigeno e di frequenza cardiaca che funziona in Bluetooth, quindi senza cavo anche questo, è sufficiente inserire il dito in questo modo e l'apparecchio fa la sua misurazione. Il terzo strumento che utilizziamo è questo, è lo stetoscopio, lo strumento classico del medico che può essere appoggiato a livello di cuore o a livello polmonare dell'utente e il medico dall'altra parte con l'ausilio di un auricolare può sentire, quindi auscultare il cuore o i polmoni. Ecco, in questo modo avete abbinato così la telemedicina ai viaggi. Abbiamo giustamente discusso del fatto di poter utilizzare questo tipo di struttura all'interno di un villaggio turistico o comunque anche a distanza. Esattamente. Come vede, qui abbiamo cercato di riprodurre un corner, un angolo che può essere posizionato in locale adibito in infermeria all'interno di un villaggio e che dà una guida semplice, quindi in 3-4 passaggi indica all'utente finale, al turista che si trova in villaggio, su come utilizzare l'apparecchiatura in totale autonomia, quindi senza necessità di nessun tipo di supporto locale, mettersi così in collegamento con i nostri medici della centrale medica e fare il monitoraggio e le misurazioni di cui abbiamo parlato. Oggi questo è utilizzato in tantissimi contesti. Nel settore del turismo è una novità assoluta, ma resa così semplice è assolutamente fruibile lato turista finale in qualsiasi momento H24, perché la nostra struttura è comunque aperta H24, quindi abbiamo la possibilità di auscultare, monitorare dei parametri e addirittura fare un elettrocardiogramma a distanza. Grazie. Grazie a voi.